pazienti che non rispondono in maniera adeguata al trattamento immunoterapia è possibile gestire la malattia con una terapia di combinazione. Abbiamo affrontato questo argomento a Roma in occasione di un evento organizzato dal gruppo EGBD sulla colite ulcerosa e ne parliamo insieme al professor Ambrogio Orlando. Allora professore, quali farmaci possono essere combinati? Ma innanzitutto prima di passare a una terapia di combinazione è opportuno ottimizzare il trattamento con i farmaci anti-TNF-alfa, quindi il passaggio a una terapia combinata viene dopo l'ottimizzazione del trattamento, quindi aumentare le dosi dei farmaci anti-TNF-alfa e ridurre i tempi di somministrazione del farmaco. Se non si è ottenuto un recupero di risposta in questi pazienti che l'avevano avuta e che poi l'hanno persa, è possibile aggiungere la terapia immunosoppressiva, e gli immunosoppressori più utilizzati in questa terapia di combinazione sono le tiopurine, quindi la zatiopurina e la semercaptopurina. Noi abbiamo fatto un'esperienza su 46 pazienti sia con malattie di Crohn che con colite ulcerosa che avevano perso la risposta dopo averla avuta, e abbiamo aggiunto delle dosi di immunosoppressori, sia tiopurine ma anche metotrexate, e abbiamo ottenuto in questi 46 pazienti un recupero di risposta in circa il 50% dei pazienti. E quello che è interessante osservare e notare è che questo recupero di risposta è abbastanza rapido, immediato, e lo si ottiene con piccole dosi di immunosoppressore, perché non è l'immunosoppressore che va ad agire in quanto immunosoppressore, ma l'immunosoppressore sostanzialmente bloccherebbe l'immunogenicità degli anti-TNF-alfa facendo recuperare la risposta all'anti-TNF-alfa. Ecco professore, il discriminante del passaggio alla combinazione, lei ci diceva la mancanza di risposta, ma ci sono anche caratteristiche del paziente che vanno considerate, cioè in tutti i pazienti si può passare poi alla combinazione? Diciamo che non c'è un sottogruppo di pazienti che si avvantaggia di più di questa terapia di combinazione, ma il risultato e l'efficacia lo si ha in tutti i pazienti, nei pazienti che sono trattati con farmaci anti-TNF-alfa per via endovenosa, ma anche quelli che vengono trattati con farmaci per via sottocutanea. Quindi diciamo, il ruolo della terapia di combinazione lo si ha in tutte e due la tipologia dei farmaci, e non c'è differenza significativa fra i due gruppi. Vi è un sottogruppo di pazienti che tende a rispondere meglio alla terapia di combinazione, che sono i pazienti che hanno una maggiore attività clinica di malattia, quindi sembrerebbe che i pazienti che sono in qualche maniera più severi rispondono meglio alla terapia di combinazione. Professore, nelle combinazioni utilizzate gli immunosoppressori anche in pazienti che in precedenza non hanno risposto a questo tipo di farmaco? Questa è un'altra osservazione importante che noi abbiamo fatto nella nostra esperienza, che effettivamente non avere risposto agli immunosoppressori in passato non condiziona una risposta nel momento in cui si fa una terapia di combinazione riutilizzando lo stesso farmaco, proprio per le ragioni che avevo detto prima, cioè che il farmaco non agisce come immunosoppressore di per sé, ma riduce l'immunogenicità del farmaco, per cui noi abbiamo almeno in la metà dei pazienti in cui abbiamo utilizzato l'immunosoppressore e la terapia di combinazione erano pazienti in cui l'immunosoppressore non aveva ottenuto un risultato clinico, ma quando è stato utilizzato in combinazione hanno avuto un recupero della risposta agli anti-TNF-alfa. E un'altra osservazione interessante e importante è che abbiamo utilizzato dosi più basse rispetto a quelle terapeutiche degli immunosoppressori. Anche questo a conferma del fatto che l'immunosoppressore gioca un ruolo non diretto, ma bloccando l'immunogenicità dell'anti-TNF-alfa.